Solo un breve pensiero di introduzione. Prima di tutto, benvenuti a voi, a chi ci accompagna e a chi questa sera ci riempie di musica, di danza e di bellezza. Non è né una cosa scontata né dovuta. Sono quei legami che nascono all'interno di una comunità in cui ci si vuole bene. Io ci tengo a ricordarlo questo, perché è assolutamente così che accadono alcune cose. Magari abbiamo tutti i nostri limiti, magari a volte sbagliamo, magari a volte siamo un po' affaticati, allora diciamo ma chi me lo fa fare, e poi alla fine ci sono dei momenti così belli che uno ti dice senza tutto questo dove arriveremo da soli. Io ringrazio già fin dall'inizio i miei amici del coro, la Maria e tutti gli altri, le ragazze che balleranno, è una sorpresa di quelli incredibili. Chi userà alcuni strumenti strani e ci accompagnerà in quel modo, no, che abbiamo visto. Vi ringrazio in anticipo perché è un lavoro lungo quello che hanno fatto. Un lavoro lungo e delicato, fatto di fedeltà, fatto di settimana dopo settimana, fatto di passione, fatto anche di grande umiltà. Se c'è una cosa che io devo riconoscere anche nelle persone che questa sera ci aiuteranno e allegreranno un po' la nostra testa e il nostro cuore, è proprio questa umiltà nella loro grandezza di doni. Per me è un esempio grande di doni, di generosità, di disponibilità. Questa è un po' la nostra comunità, che ha tante caratteristiche, tante dimensioni, ma credo di poterlo dire, che si vuole bene e dentro la quale proviamo a crescere insieme. E il tema è un tema difficile. Sono riletto il testo, sono andato sulla Bibbia a rileggere quei passi che raccontano di questo re, della sua storia, poi Paolo ce la narrerà per riconoscerla. Io più leggevo questo testo e più mi sono ascoltato, ci sono strumenti che ci permettono di ascoltare anche quello che questa sera invece gusteremo e ascolteremo dal vivo, più mi veniva dentro questo messaggio, questa voglia di condividere con voi una preoccupazione. È la storia di un padre, che dentro tutte le sue responsabilità ad un certo punto si trova ancora una volta a fare guerra e ha bisogno di vincere, perché quando fai la guerra o vinci o perdi, o vinci e ti porti a casa il bottino e la tua dignità, o perdi e perdi tutto perché qualcun altro te la porta via. Ed è la storia di un rapporto difficile fra generazioni, di una generazione che per difendere quello che ha sembra essere costretta a fare la guerra e ad accettare le logiche e gli strumenti della violenza anche a costo di sacrificare i propri figli. Questa storia è prima del tempo di Gesù, centinaia di anni prima, ma è una storia così attuale. E pensavo a come anche noi, umanità, che vive in questi tempi, siamo un'umanità di adulti che a volte con troppa superficialità mette in conto la possibilità di sacrificare i figli e le generazioni che arriveranno dopo di noi per poter stare in piedi. Come ne esci da qui? Perché non è facile uscire. Ed è un bel problema. Ma mi pare, dentro il nostro cammino, dentro la nostra storia, abbiamo avuto una persona che ci ha aiutato a ritrovare un criterio, non per giudicare gli altri, perché si fa la smetta a dire a questo padre sei un disgraziato, non dovevi promettere queste cose, volevi vincere, tu si fa la smetta. Ma quel Gesù che noi ascoltiamo normalmente anche in questo luogo di preghiera, ma anche per strada, a casa nostra, è quello che ci fa dire, prima di tutto, non pensare mai che con qualche strumento violento potrai trovare un po' di futuro, lo ruberai a te stesso e agli altri. Secondo, tu ama, non stancarti di amare e fidati di quel Dio che si è sempre preso cura di te, ti ha liberato, ti ha tirato fuori da quella schiavitù terribile in Egitto, ti ha fatto camminare, ti ha dato una terra, non ti ha deluso, ti ha chiesto però
il coraggio di spenderti per lui per una vita intera. Cosa volete che vi dica? Io oggi voglio invitarvi a pregare, anche attraverso il canto, la danza, la musica, attraverso il vostro cuore e la vostra testa, per questo mondo adulto, che come dicevo prima, sembra essere costretto a sacrificare i figli per poter stare in piedi. Ma un mondo adulto che è spaccato dentro, che siamo molte volte spaccati dentro, faticati, feriti. E guardiamo sempre meno figli che abbiamo, a questa generazione con uno sguardo a volte così tenero e a volte così preoccupato, a volte così distaccato da non riconoscerli più neanche come nostri figli. Siamo in una città in cui qualche re potente, eravamo noi responsabili delle scelte che abbiamo fatto, abbiamo messo in gioco il futuro dei nostri figli, perché in nome del lavoro e del guadagno l'ambiente lo abbiamo distrutto. In nome dell'essere i primi, abbiamo dimenticato cosa vuol dire servire. In nome del difenderci, facciamo fatica a dire cosa significa accogliere. In nome di Dio, a volte, rifiutiamo gli altri. Siamo fatti così. Quindi, non giudichiamo gli altri per quello che ha fatto. Piuttosto, mentre viene raccontata questa storia, ripensiamo alla nostra responsabilità adulta e al nostro rapporto con i figli, a cosa gli stiamo chiedendo e a cosa gli stiamo dando. E un'ultima riflessione che volevo fare su questo è che vorrei dedicare, qui il protagonista è un uomo che fa la guerra e la figlia, la madre non so dove sia, dove si collocherà, ma a tutte le madri di questa terra, che a volte si trovano costrette ad essere protagoniste di un sistema violento, in cui o rientrano nella stessa logica o vengono eliminate loro stesse. O a quelle madri che in alcuni momenti sono state costrette o si sono vedute necessariamente chiamate ad appoggiare le logiche violente dei loro mariti. Logiche criminali, criminalità organizzata, logiche di criminalità economica, logiche di criminalità politica, logiche di criminalità militare, logiche di criminalità educativa. Ti voglio pregare questa sera, invitarvi a pregare e dire insieme un Ave Maria per noi cominciare, per tutti i figli, per tutti di questo mondo, a causa delle guerre, a causa delle violenze, a causa di una strana, sconvolgente, devastante fiducia in tutto ciò che fa dell'idea di togliere la vita a qualcuno una sensazione di solidarietà, di sicurezza o comunque di futuro. Ci mettiamo in piedi. Questa parrocchia è dedicata a Santa Maria di Silva, la vedete là sopra, con quel manto aperto, che ci chiede di proteggere i piccoli, gli ultimi, i poveri, quelli che non hanno armi se non la loro piccola dignità, quelli che non hanno futuro se non perché glielo regaliamo e glielo doniamo. Questa è l'eredità che noi abbiamo ricevuto, speriamo di esserne degni. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,